C'è tempo fino al 15 dicembre prossimo per votare il Castello di Asso come luogo del cuore del FAI, i luoghi del cuore, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare che dal 2003 il Fondo Ambiente Italiano lancia invitando tutti i cittadini a votare i luoghi italiani che amano di più e che vorrebbero salvare, tutelare e valorizzare. I luoghi più votati verranno premiati a fronte di un progetto concreto con 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato e a marzo 2021 il FAI promuoverà il bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i proprietari dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti. Per parlarne abbiamo nei nostri studi l'assese Emanuele Castagna, promotore dell'iniziativa. Occhi puntati su Asso, sulla sua storia, i suoi monumenti. Con noi Emanuele Castagna. Partiamo con Castagna e questo progetto di rivalorizzare il Castello di Asso. Ecco, parliamone. Il Castello di Asso è nata un'idea da una mia passione riguardo al Medioevo e da questa passione è stato creato un gruppo Facebook che si chiama Castello di Asso proprio per valorizzare questa struttura che verte in uno stato di abbandono. Quest'anno, oltretutto, il Fondo Ambiente Italiano, attraverso la campagna Luoghi del Cuore, si possono raccogliere delle firme per poter poi accedere a un bando che sarà nel 2021 in modo tale da poter raccogliere dei fondi per poter. Ecco, andando con ordine, per quanto riguarda la raccolta firme che state organizzando per partecipare al bando del Fondo Ambiente Italiano, come si può fare per aderire e per dare la propria adesione? Si può accedere al sito internet del FAI iscrivendosi e cercando Castello di Asso, dove lì sarà possibile cliccare il luogo preferito, oppure abbiamo dei moduli cartacei presso i negozi di Asso e poi ci saranno le varie manifestazioni che abbiamo in mente come associazione Asso Incontra per poter poi raccogliere anche ulteriori voti. Quante firme occorrono? Il minimo sono 2.000 firme proprio per poter accedere essere presi in considerazione dal FAI per poi presentare un progetto nel 2021. Castagna sarà anche occasione per scoprire, per chi ancora non lo conosce, il territorio di Asso. Tra l'altro lo state anche così promuovendo tramite un gruppo Facebook che si chiama Scopri l'Asso. Ne vogliamo parlare? Esatto. A seguito del castello abbiamo visto l'interesse per quanto riguarda il borgo di Asso, proprio perché c'erano stati anche dei tour guidati all'interno del borgo. Molta gente si meravigliava delle bellezze del nostro paese e, diciamo, per gioco è nato questo gruppo, Scopri l'Asso, proprio per inserire tutte le foto e le bellezze del nostro paese. Quindi dagli edifici alle passeggiate, all'Ambro, tutte queste
diciamo, chiamiamolo turismo a chilometro zero. Quindi si accede al gruppo Facebook Scopri l'Asso e lì si può pubblicare la esatto, foto. Esatto, chiunque che vede magari un particolare, qualcosa che le piace del paese, può inserirlo in questo mettendo gruppo. Quindi a disposizione materiale fotografico e esatto, documentazione. Per chiunque poi è interessato può accedere al gruppo e ovviamente decidere di andare a fare una passeggiata verso Megna, di vedere il Lambro e magari scoprire anche il borgo, che molti non conoscono perché ovviamente la gente pensa andare fuori a fare appunto vacanze o andare a vedere luoghi caratteristici, quando a casa nostra ne abbiamo di parecchi. Certo, ma il castello di quali interventi necessiterebbe per poter essere così recuperato, almeno in forma provvisoria o parziale? Allora, in primis andrebbe rifatto il tetto della torre, perché ovviamente piove al suo interno, e poi andrebbero ristrutturati i locali all'interno e eventualmente poi da adibire ad eventuali associazioni oppure un polo di eventi, o anche appunto si possono anche creare degli eventi dedicati al castello. Infatti l'anno scorso avevamo creato un evento con Asso Incontro, un evento che si chiamava Luce al Castello, proprio per metterlo in evidenza. Dato la partecipazione, sicuramente ovviamente vorremmo riproporre anche questo evento.